speciale Formula 1. Gentili ascoltatori appassionati di Formula 1, buon pomeriggio da Giulio Delfino che vi parla dal circuito di Hockenheim. Vi diciamo subito, per quanto riguarda le condizioni meteo, che come nelle previsioni il cielo è sereno, insomma qualche nuvola c'è, ma le possibilità di pioggia sono scarsissime, quasi nulle. 21 gradi di temperatura, ieri ce n'erano in qualifica 16, sull'asfalto 30 gradi, 10 in più di ieri, ma ovviamente ieri con il misto pioggia e pista umida e bagnata ovviamente la temperatura era più bassa. Per quanto riguarda invece le news sulla possibile squalifica della Red Bull, ebbene allarme rientrato, la Red Bull partirà regolarmente in seconda posizione con Vettel al fianco della Ferrari di Fernando Alonso e davanti alla Mercedes di Schumacher, Webber partirà dall'ottava posizione. In mattinata, per chi ancora non avesse ascoltato i giornali radio, i notiziari, c'era stato questo giallo. Alle 10 la federazione aveva fatto sapere che praticamente la Red Bull aveva delle mappature del motore irregolari e quindi si pensava ad una possibilità di far retrocedere le Red Bull in ultima posizione sulla griglia di partenza. Invece ciò non è più avvenuto, perché proprio un'oretta fa la federazione ha ascoltato le motivazioni, la difesa della Red Bull, anche se non le ha ritenute accettabili. Si scrive nel comunicato della federazione, questo è davvero inspiegabile a livello regolamentare, anche se le motivazioni della Red Bull sono state definite inaccettabili dalla federazione, non sono stati comunque presi provvedimenti. Un controsenso davvero stranissimo. Diamo un'occhiata alle coperture. Si parlerà di questo giallo della mappatura del motore delle Red Bull sicuramente a fine gara, ma adesso concentriamoci su quella che è la vera gara. Stiamo notando che quasi tutti partono con le morbide, sicuramente partono con le morbide Alonso e Vettel, i due maggiori indiziati per la lotta per la vittoria di questo Gran Premio. Giro di ricognizione, allora andiamo ad ascoltare dalle parole del responsabile in pista della Pirelli com'è la situazione gomme. Con Paul Embery, direttore motorsport Pirelli, ci sono due scuole di pensiero. Qualcuno sostiene che conviene partire con le morbide, qualcuno invece sostiene che le morbide conviene tenerle per la fine. Questo è vero, c'è un misto di strategia in esso per questo pomeriggio, avendo adesso ovviamente una pista asciugata finalmente. Tutti stanno pensando alla strategia giusta. In realtà c'è poco differenza quando vedi i tempi delle simulazioni, c'è poco differenza tra le due strategie, cioè partendo con soft media, facendo due soste in termini di tempi, alle fine dei nostri calcoli quasi uguali. Quindi la soft dovrebbe durare lo stesso periodo sia con la monoposto carica, quindi in partenza, e sia nel finale? No, non è questo. Cioè, uno deve decidere a quale punto giocare, che certe macchine piacciono certe mescole con un pieno di benzina, certi altri vanno più veloci, per esempio con la mescola mobile, quando è scarica di benzina la macchina è più veloce in pista. Tipo la Ferrari. Questo da vedere, ma effettivamente la realtà è quella, cioè ognuno potrebbe decidere basato su anche stile di guida, cioè anche questa è l'influenza, ma anche le caratteristiche delle macchine, il settaggio delle macchine. Per esempio, visto ieri, certe macchine avevano un settaggio che su bagnato in qualifica non andava bene, tipo per esempio la McLaren, forse anche la Lotus. In gara può darsi che sono in situazioni dove riescono a recuperare quello che hanno perso in qualifica. Ecco, queste le parole di Paul Embery, il direttore motorsport della Pirelli in pista, ma tutti quanti, questo ve lo possiamo dire, hanno scelto alla fine le coperture soft. Partiranno i primi 11 tutti con le soft e dunque giocheranno il peggior tra virgolette treno di gomme in partenza, dopodiché potranno montare le dure dopo la prima e dopo anche la seconda sosta. Quindi si parte tra virgolette ad handicap con le soft, che in teoria durano di meno, e quindi tutti i team hanno deciso di sbarazzarsi subito dalle soft. Questo vuol dire che la prima sosta, il primo pit stop ci sarà abbastanza presto, attorno al decimo giro, non credo di più, forse qualcuno addirittura potrebbe rientrare prima. Sta di fatto che comunque tutti i primi, tutti i migliori sono partiti, partono con le soft, quindi c'è parità di strategie. Tutto pronto per la partenza del Gran Premio di Germania. Alonso al suo fianco, Sebastian Vettel, sfida importantissima soprattutto al via. Parte bene Fernando Alonso, che può sfruttare la traiettoria
traiettoria migliore ed è nettamente avanti la Ferrari di Alonso, nettamente avanti almeno di una decina di metri rispetto a Sebastian Vettel. Dunque Alonso primo, Vettel secondo, scattata benissimo la Ferrari del pilota spagnolo. Vettel è comunque riuscito a mantenere la seconda posizione davanti a Michael Schumacher che è in terza posizione. E vediamo che adesso viene esposta una comunicazione, no, nulla di serio per quanto riguarda comunicazioni ufficiali della federazione, tutto regolare alla partenza. C'è un tentativo di attacco proprio nei confronti di Vettel che viene portato, attenzione, da Michael Schumacher che prova ad attaccarlo all'interno del tornantino, poi all'esterno perché Vettel va un po' lungo, costretto a rischiare molto sulla staccata. Insiste Michael Schumacher, un duello serratissimo quello tra i due tedeschi che giocano praticamente in casa. Schumacher ha provato ad attaccare Vettel in due circostanze, molto aggressivo Michael Schumacher, il sette volte campione del mondo contro il bicampione del mondo Vettel che ha vinto gli ultimi due titoli mondiali. Nel frattempo lì davanti Alonso ne approfitta e prende un discreto vantaggio nei confronti della monoposto del giovane pilota tedesco della Red Bull, dietro di lui Michael Schumacher che, ripetiamo, molto aggressivo, ha cercato un paio di attacchi ma adesso ha dovuto desistere. Queste le posizioni del Gran Premio di Germania, ecco i passaggi: primo Fernando Alonso, secondo Vettel, terzo Schumacher, quarto Hülkenberg con la Force India, quinto Jenson Button con la McLaren, sesto Maldonado su Williams, settimo Weber che ha superato Lewis Hamilton. Ci sono dei detriti in pista perché deve essere successo qualcosa, sta rientrando nei box una monoposto incidentata, quella di Felipe Massa che evidentemente ha avuto un contatto con qualcuno e ha perso tutta l'ala anteriore Felipe Massa. Ci sono dei detriti in pista, non è da escludersi l'ingresso della safety car perché i detriti sono in un punto abbastanza veloce del tracciato e quindi potrebbero creare dei problemi ai piloti che arrivano in quel punto. Decisione che deve essere presa entro pochissimi secondi da parte dei commissari della federazione. Alonso dunque davanti a Vettel, Schumacher e Hülkenberg. Non sono dunque cambiate le principali posizioni per quanto riguarda la griglia di partenza iniziale. Entrano nei box parecchi piloti, oltre a Massa abbiamo visto anche Senna e Grosjean che sono dentro, Bruno Senna e Grosjean che sono dentro ai box. Dicevamo, rispetto alla partenza, Alonso, Vettel, Schumacher, Hülkenberg non sono cambiate le posizioni, c'è stato un solo sorpasso, quello di Button nei confronti di Maldonado e quello di Weber nei confronti di Hamilton. Due sorpassi nelle prime otto posizioni, per il resto più o meno tutto invariato. Raikkonen è nono, davanti a Di Resta, Ricciardo, Kobayashi, Vergne, Perez, Petrov, Rosberg che è risalito fino al sedicesimo posto, partiva addirittura dal ventunesimo e dunque ha guadagnato 5 posizioni, poi Kovalainen, Pick, Glock, Della Rosa, Kartikeyan e in fondo ci sono Massa, Senna e Grosjean che stanno rientrando adesso dopo il pit stop obbligato per quell'incidente che ancora non abbiamo avuto modo di rivedere. Parecchia bagarra centrogruppo, Alonso davanti a Vettel che adesso sta cominciando a rimontare, sta recuperando adesso qualcosa Vettel, quindi vuol dire che ha mandato in temperatura le gomme. Tra poco Alonso dovrà dunque difendersi dal primo attacco della Red Bull di Sebastian Vettel. La linea Roma tra poco. E allora di nuovo invece ad Hockenheim per un altro aggiornamento, Gran Premio Germania, Mondiale di Formula 1, Giulio Delfino. Siamo nel corso del sesto giro del Gran Premio di Germania, Alonso sempre in testa ma Vettel ormai gli ha preso la coda e quindi a breve potrebbe esserci il primo attacco della Red Bull di Vettel nei confronti della Ferrari di Fernando Alonso. Il Gran Premio è lungo, la Red Bull si sa comunque è la scuderia più forte di questo campionato del mondo, anche se la Ferrari sta disputando un mondiale straordinario, in particolare con Fernando Alonso. Più o meno come prestazioni ci siamo, in alcune situazioni la Ferrari è anche superiore alla Red Bull, però lo ha sempre ammesso anche lo stesso Alonso, sono loro il punto di riferimento e su di loro che dobbiamo fare la corsa verso il titolo mondiale. 13 punti di vantaggio nei confronti di Weber che in questo momento è settimo e 29 punti di vantaggio nei confronti di Vettel che in questo momento è secondo dietro a Fernando Alonso in questo Gran Premio, quindi bisogna fare anche i calcoli, bisogna anche sapersi accontentare, ma Alonso in questo momento è in testa. Il Gran Premio di Germania è appena cominciato, tra poco i piloti si fermeranno per sbarazzarsi delle morbide che vanno bene nei primi giri ma andranno malissimo tra poco e quindi poi monteranno due treni di dure e lì la Ferrari può dire la sua. Alonso adesso deve assolutamente resistere agli attacchi di Sebastian Vettel, non ancora ha portato il primo attacco Vettel perché Alonso è bravissimo nell'uscita di curva e quindi non si fa prendere la scia da Vettel che non può ancora provare il suo primo attacco e se ne sono già andati 7 dei 67 giri in programma. Alonso via radio. Sempre 0-9, sempre 0-9.
gli danno il distacco. Don't worry, ha detto Fernando Alonso, non c'è problema, nessun problema, quindi situazione sotto controllo in questo momento per la Ferrari nei confronti della Red Bull. A voi la linea. 14:16, torniamo ad Hockenheim per seguire il Gran Premio della Germania Formula 1 Mondiale. Giulio Delfino. Siamo nel corso dell'undicesimo dei 67 giri in programma, sempre Alonso davanti a Vettel, i due sono separati da un secondo. Vettel non riesce a prendere la scia di Alonso, non riesce a portare alcun attacco, adesso addirittura va a finire fuori traiettoria, rischia parecchio per sua fortuna nel punto in cui esce, lì alla sua sinistra c'è l'asfalto verde e quindi non ci sono problemi, una sorta di erba sintetica, non ci sono problemi per Vettel che riesce a rientrare proprio all'ingresso del motodrome. Siamo ormai al limite per quanto riguarda le gomme soft, perché dovevano durare più o meno una dozzina di giri e siamo all'undicesimo, dodicesimo giro. Comunque, a guardare i tempi di Alonso rispetto a quelli di Felipe Massa, che è già rientrato in box per cambiare l'alettone anteriore danneggiato in un incidente alla partenza, i tempi di Alonso sono addirittura migliori di quelli di Massa, però va detto che Massa prima aveva Carti Kejan davanti, adesso ha davanti Della Rosa, e quindi insomma non sono attendibili i tempi di Massa con le dure. Voleva la Ferrari avere dati più chiari per quanto riguarda subito le prestazioni delle dure per capirci qualcosa, se lasciare dentro Alonso, se richiamarlo per cambiare le gomme, ma a questo punto è ovvio che con i tempi che stiamo, ai quali stiamo assistendo, ovvero con una con tempi di tutto rispetto, sentiamo Raikkonen via radio. Okay, Kimi, at the moment we think options are the best. We're planning to go as we were before the race, so we're going to go as planned. Ecco, gli hanno detto per ora questa opzione ci sembra la migliore, ovvero quella di restare in pista con le soft, e quindi il discorso che stavamo facendo noi per quanto riguarda Alonso vale anche per gli altri, perché in effetti le soft stanno tenendo, sono partiti i primi tutti con le soft e dunque ancora restano in pista, perché giustamente i tempi non sono ancora crollati, sono gli stessi dei primi giri e quindi si va avanti con le soft fino a che non si noterà un degrado improvviso, cosa che è caratteristica delle soft, al che i piloti rientreranno per cambiare. È una forbice molto delicata questa, perché tra Alonso e Vettel c'è un secondo di differenza. Se ad esempio Alonso si dovesse fermare prima di Vettel, sarebbe un problema, perché magari Vettel poi gli andrebbe a prendere il tempo. Era un bluff quello via radio di Kimi Raikkonen, forse avevamo capito male noi, perché Raikkonen viene richiamato ai box e rimonta le soft. No, non era un bluff, praticamente gli hanno detto le soft stanno andando bene, quindi rientra e rimettiamo le soft e non le dure, e questo è un dubbio che adesso assalirà anche il team della Ferrari e il team della Red Bull. Cosa facciamo quando rientriamo in box? Rimettiamo le soft o mettiamo le dure? Questo è un rebus che verrà sciolto soltanto al momento del pit stop. Per ora Alonso tiene un secondo e mezzo Vettel. Button rimonta del pilota inglese che era partito addirittura dal sesto posto, adesso è terzo, perché dopo aver passato Hülkenberg ha superato anche Schumacher. Dunque la McLaren di Button è al terzo posto davanti a Schumacher, Hülkenberg, Maldonado e Webber, che occupa la settima posizione davanti a Perez. A voi la linea. Tornerei da Giulio Delfino e ti voglio fare una domanda, Giulio, proprio prima della partenza tu naturalmente mettevi in risalto questa storia delle sanzioni per la Red Bull e poi la decisione dei commissari, che è tutto in regola anche se non è niente in regola praticamente. Esatto, è proprio così, tutto in regola anche se nulla è in regola. È una decisione molto strana, perché tra l'altro questa mattina, ricordiamo, era stata la stessa federazione, dopo i controlli effettuati in regime di parco chiuso, ovvero quando le monoposto dopo le qualifiche spengono i motori e devono restare lì in garage per i controlli di rito. Ebbene, la federazione questa mattina è uscita fuori con un comunicato alle ore 9:55 in cui si diceva che le mappature del motore della Red Bull, roba di elettronica che non vi stiamo qui a spiegare nel dettaglio, erano appunto irregolari, c'era qualcosa che non andava nella mappatura, che sarebbe poi la programmazione del software che gestisce il motore, la coppia motore, il rilascio dell'acceleratore, tutta roba di elettronica che deve seguire dei parametri precisi, e invece qualche parametro non era regolamentare secondo la federazione, perché praticamente la Red Bull, con un giochino di revisione seppur leggera delle mappature, riusciva a riprodurre
produrre lo stesso effetto degli scarichi soffiati. Ricorderete, nella passata stagione si è parlato tanto di questo termine degli scarichi soffiati, cioè nel momento in cui si alzava il piede dell'acceleratore comunque usciva dell'aria dagli scarichi, aria che veniva scaricata sulla monoposto, in particolare sull'ala posteriore, e dava questo aderenza in entrata di curva. C'è stata una storia lunghissima sulla regolarità l'anno scorso di questi scarichi soffiati della Red Bull, alla fine erano stati ritenuti regolari. Però quest'anno il regolamento era cambiato per impedire questo sistema di soffiaggio degli scarichi sull'ala posteriore. Ebbene, la Red Bull in qualche modo, diversificando la mappatura dei motori e del software, di fatto comunque riproduceva questo effetto degli scarichi soffiati, seppur aggirando il regolamento. La federazione ha posto questo problema, ha detto: state facendo i furbi, la mappatura non è regolare, quindi voi oggi partite dall'ultima posizione dopo aver rimesso a posto la mappatura. La Red Bull ha risposto con un comunicato dicendo: noi è tutto regolare, e gli hanno portato dei nuovi parametri. A quel punto la federazione ha detto: secondo noi non ci state dando delle motivazioni giuste, però va bene così. Quindi io veramente non riesco bisogna a spiegarmi. Alzare le mani e dire veramente le regole vengono fatte per non essere rispettate. Sì. Poi ci sono i maligni, dicono si corre in Germania, Vettel è tedesco, così via dicendo. Sta di un fatto po' di dietrologie, ma insomma. La gara comunque è regolare e per ora Alonso comunque si tiene dietro Vettel. Quindi alla fine, come giustamente ha detto la Ferrari in un comunicato prima della gara, tanto fumo per niente questa mattina, noi pensiamo a noi stessi e faremo la nostra gara, e Alonso la sta facendo perché Vettel è dietro e non riesce a passarlo, sia pur con la mappatura irregolare. Quindi noi di questo per ora siamo contenti, ma dobbiamo concentrarci sulla prestazione delle gomme soft che per ora continuano a reggere. Alonso decide di restare in pista, 16 dei 67 giri in programma le soft reggono. Adesso il dilemma è uno solo: quando si rientrerà nei box per fare il primo pit stop, cosa dovrà montare la Ferrari, le soft o le dure? Lo sapremo quando ci sarà la prima sosta, e sapremo anche cosa risponderà, come risponderà la Red Bull di Vettel. Ormai una gara a scacchi quella tra Ferrari e Red Bull, gli altri sono staccatissimi: Button a 8 secondi, Perez a 15, Kobayashi a 18. È una lotta esclusivamente tra Alonso e Vettel, tra la Ferrari e la Red Bull. Altra nota, Giulio, ieri ne stavamo parlando che insomma è andato bene a Silverstone, Massa oggi naturalmente dopo la bruttissima giornata di ieri è ancora peggio, insomma è veramente Calimero, è diventato dopo l'acuto di Silverstone. Purtroppo Massa è tornato nelle retrovie, sia in qualifica, ieri ha preso la paga sotto tutti i punti di vista da Fernando Alonso e non è riuscito a qualificarsi in Q3 partendo 14esimo, e oggi nella bagarre sentiamo Vettel via radio. Good job Sebastian, keep pushing. Keep pushing gli hanno detto, keep pushing, perché Alonso se ne sta andando e perché probabilmente è arrivato il momento del pit stop. Quindi siamo davvero in una fase calda della gara. Su Massa davvero c'è poco da aggiungere, in un momento delicatissimo, e anche qui la Ferrari, così come dovrà decidere a breve se montare le soft o le dure sulla monoposto di Alonso, a breve dovrà anche decidere se tenersi Massa per la prossima stagione o puntare su qualche giovane. Perez è il più indiziato a sostituirlo, visto che è già nell'orbita Ferrari. Allora torniamo da Giulio Delfino, Hockenheim, Gran Premio della Germania. Sì, Alonso si è fermato per il suo pit stop, adesso tocca a Sebastian Vettel, non ancora, vediamo un po' che Vettel decide di restare un altro giro in pista. Ha girato in 1:22.5 Sebastian Vettel, Alonso ha cambiato gomme, ha messo le dure, partito con le soft, ha messo le dure, dunque la Ferrari ha scelto, è andata sulla strada conservativa, ovvero non rischiare più di tanto, perché sulle dure, l'avevamo visto a Silverstone, le prestazioni sono notevoli, e dunque la Ferrari, nonostante le soft siano comunque andate bene, decide di andare sulle dure. Vedremo cosa risponderà Vettel, soprattutto quando risponderà il pilota tedesco. Alonso prima della sosta aveva 2 secondi e 2 di vantaggio, adesso bisognerà valutare come girerà Alonso, come girerà Vettel, bisognerà valutare i tempi di entrambi e potremo già dare un'occhiata ai parziali. Non so Zauli quanto possiamo andare avanti. Guarda, facciamo così Giulio, adesso seguiamo l'Onda Verde e poi torniamo subito da te, quindi rimanete su Radio 1, adesso l'Onda Verde e poi di nuovo il Gran Premio con Giulio Delfino. 14:33 e torniamo subito da Giulio Delfino, Gran Premio Germania Formula 1. Giulio. Eccoci qui, dunque Vettel si è fermato per la sua sosta e Alonso ha mantenuto senza problemi la leadership di questo Gran Premio di Germania. Vettel ha capito che Alonso stava già girando molto bene, quindi non poteva ostacolarlo, quindi ha deciso di fermarsi anche lui per cercare di non prendere troppo di sacco. Tra l'altro Vettel è rientrato dietro a Kobayashi, che deve ancora fermarsi
per la sua sosta, lo sta facendo soltanto adesso, ma Vettel è riuscito subito dopo poche curve a passarlo. Quindi la situazione quando abbiamo superato già i primi due ostacoli, ovvero la partenza e il primo pit stop, e insomma la Ferrari anche si è anche liberata del treno di gomme peggiori, quelle soft, così come ha fatto la Red Bull. Però dopo queste prime due fasi molto delicate ci stiamo avvicinando a metà gara, perché siamo nel corso del 23esimo dei 67 giri in programma, tra 10 giri saremo a metà gara e la Ferrari di Alonso è ancora davanti alla Red Bull di Vettel di 2 secondi e mezzo e sta girando con tempi di tutto rispetto. Alonso in testa dunque con la Ferrari, la Red Bull di Vettel è seconda, Jenson Button con la McLaren è in terza posizione. Grande gara di Button, che si sta risvegliando dal torpore di questo inizio stagione decisamente opaco. Button è terzo e sta girando con tempi notevolissimi. Occhio dunque a Jenson Button, che rientra in lotta per il discorso vittoria, perché adesso gira addirittura in 1:20.9 contro l'1:21.7 di Alonso, gli prende 8 decimi e scende a 6 secondi il suo distacco, scende sotto i 6 secondi, 5 secondi e mezzo per Button. Dunque anche la McLaren di Button torna in corsa per la vittoria del Gran Premio di Germania. Prima la Ferrari di Alonso, seconda la Red Bull di Vettel, terza la McLaren di Button. Questa è la comunicazione via radio di Lewis Hamilton, che naviga nelle retrovie, addirittura in 18esima posizione. Gli hanno detto potremmo anche andare fino alla fine con queste gomme. Comunque di Hamilton non ci interessa perché è lontanissimo. Dunque lotta a 3 ad Alonso e Vettel, si aggiunge anche la McLaren di Jenson Button, che adesso è a poco più di 5 secondi di distacco. Dietro di loro ci sono Raikkonen, Schumacher, Hülkenberg, Perez e Webber, che occupa l'ottava posizione, davanti a di resta Kobayashi, Maldonado e Rosberg, che è dodicesimo, Massa quindicesimo, Hamilton diciottesimo. Velo linea. Sì Giulio, come ti spieghi questa resurrezione, rinascita di Button? Praticamente la McLaren sbagliata, se vogliamo fare un po' di sarcasmo. Sì, nel Gran Premio sentiamo un attimo Raikkonen via radio. We are P4 at the moment, good first stint, we are the quickest car on track catching the leaders. E gli hanno detto possiamo andare a riprendere i leader, questo gli hanno comunicato via radio a Kimi Raikkonen, un po' troppo ottimisti, perché Raikkonen ha 12 secondi di ritardo rispetto a Fernando Alonso, i suoi tempi non mi sembrano tali da poter insidiare Alonso. In questo giro gli ha ripreso 7 centesimi, non credo che con 7 centesimi a giro può andare a recuperare 12 secondi in Formula 1. Pit stop pronto nei box della Ferrari, probabilmente si fermerà Massa. Dicevamo di Button, diciamo che vale lo stesso discorso di Felipe Massa, che è stato in ombra per tutta la stagione, poi il risorto a Silverstone, oggi è risorto Jenson Button, che dall'inizio della stagione non ci sta capendo davvero nulla con le gomme, lo ha ammesso anche lui, purtroppo sono cose che capitano in Formula 1 quando piloti non riescono ad adattarsi a delle scarpe tra virgolette nuove, il piede non va, non cammina, procura dolori e quindi non riesce a fare la strada che fanno gli altri. Questa è un po' la spiegazione terra terra, diciamo così, della situazione di Jenson Button, che evidentemente, insomma, meglio tardi che mai. Probabilmente qui in Germania le gomme le ha capite, ha capito come funzionano e sta andando davvero alla grande. Adesso il suo distacco scende a 5 secondi punto 2, quindi vuol dire che Button, visto che mancano ancora parecchi giri alla conclusione, 35 giri alla conclusione del Gran Premio, può assolutamente rientrare in corsa per la vittoria assieme alla Red Bull di Vettel e alla Ferrari di Fernando Alonso. Sì Giulio, aspetta, rimani collegato perché abbiamo un ascoltatore e ti rigiriamo naturalmente l'SMS che ci è arrivato. Silvia? Allora Giulio, c'è Fabio Da Luca che chiede come vedi Webber oggi. Webber lo vediamo in retrovia, non lo vedo. Lo vedo ottavo, in ottava posizione, partiva ottavo per la penalizzazione di 5 posti in griglia, da terzo a ottavo, ottavo è rimasto, quindi insomma non lo stiamo vedendo molto bene. Ottavo dietro a Perez e davanti a Kobayashi, ricordiamo che l'inseguitore in classifica di Alonso ha 13 lunghezze, quindi oggi perderà parecchi punti dalla Ferrari di Fernando Alonso, a meno che non accadano cose inenarrabili, ma a 40 giri dalla conclusione possiamo dire che Webber è assolutamente fuori dalle possibilità di vittoria, a meno che non entra in pista una safety car, non vengano azzerati i vantaggi, e a quel punto Webber potrebbe rientrare in lotta per punti importanti in questo Gran Premio. Per ora è ottavo, guadagnerebbe 4 punti contro i 25 di Alonso e andrebbe lontanissimo dalla leadership del campionato.
Benissimo, allora torniamo però da Giulio Elfino, il Gran Premio della Germania di Formula 1. Eh sì, perché adesso Vettel sta girando davvero con tempi notevolissimi, si sta avvicinando minacciosamente alla Ferrari di Fernando Alonso. 1.21.2 per Alonso nell'ultimo giro, 1.20.9 per Vettel, gli ha rosicchiato altri 3 decimi. Andiamo a dare un'occhiata ai parziali. Nel primo settore 17.7 per Alonso, 17.8 per Vettel in questo giro che vi stiamo raccontando, 37.6 per Alonso, 37.4 per Vettel, più o meno siamo lì, gli ha recuperato un altro decimo, però il distacco ormai è sotto al secondo. Eccolo qui Vettel che in uscita di curva si avvicina a Fernando Alonso, se il distacco è inferiore al secondo può provare anche con l'ala mobile posteriore ad azionare il dispositivo. Tra l'altro sul lunghissimo rettilineo ce ne sono due, ma uno in particolare, dopo la partenza c'è una curvetta a destra, poi c'è un tornantino e poi c'è un lunghissimo rettilineo dove si sta con il piede sull'acceleratore per 14 secondi, si arriva in fondo alla staccata di un tornante a destra, è lì che Vettel può provare l'attacco nei confronti di Alonso. Si sta avvicinando, non ancora il momento per l'attacco, ma lasciatemi i microfoni aperti della regia perché credo che tra poco purtroppo Vettel attaccherà la Ferrari di Fernando Alonso e adesso lo farà sul serio, non come prima quando Alonso riusciva a tenerselo dietro, comunque ad allungare, quando via radio gli diceva don't worry ad Andrea Stella, non ti preoccupare perché ho sotto controllo la situazione. Qui mi sa che invece la situazione non è affatto sotto controllo. Ci siamo, siamo Vettel. Sì, tieni la linea, certamente. Vettel ormai è sull'alettone posteriore, sentiamo Button via radio. Ecco, gli hanno detto spingi perché lì davanti c'è la battaglia tra Alonso e Vettel e quindi puoi andarli a riprendere. In effetti è così, perché Button è a 4 secondi e 7 di distacco e questa battaglia tra Alonso e Vettel, solitamente quando due lottano perdono qualcosa sul giro, e beh, dietro Button potrebbe riavvicinarsi. Una Ferrari e una Red Bull nelle prime due posizioni, una McLaren in quella di Button che si avvicina minacciosamente, dietro c'è il vuoto, Raikkonen davanti a Schumacher, Hülkenberg, Perez, Webber in ottava posizione, tra gli altri Rosberg undicesimo, Massa 17esimo, Hamilton 18esimo a oltre un minuto. L'attacco di Rosberg adesso nei confronti del pilota che lo precede, l'abbiamo visto proprio in diretta, esattamente in diretta, Rosberg va a prendersi la decima posizione, Hamilton nel frattempo va largo, ma lì davanti dobbiamo concentrarci sulla lotta tra Alonso e Vettel. Bravo Alonso, comunque riesce con mestiere, con esperienza, a farsi avvicinare da Vettel in entrata di curva dove non si può superare e poi riallunga in uscita di curva, un effetto elastico che non consente ancora a Vettel di provare un attacco deciso nei confronti di Fernando Alonso, cosa che non è mai accaduta fino adesso, e siamo nel corso del 30esimo dei 67 giri, siamo quasi a metà gara. Adesso Vettel nuovamente si avvicina veramente molto, a circa 3-4 metri all'alettone posteriore della Ferrari di Fernando Alonso, che però vediamo in uscita di curva riesce a riallungare, quindi insomma possiamo ancora sperare che Alonso riesca a tenersi dietro. Certo, Vettel, Giulio, alla luce della decisione e non decisione dei commissari, questa Red Bull che adesso sta inchiodata alla Ferrari, insomma qualche riflessione ce la può pure far fare. I maligni possono pensarla così e noi non possiamo che esserlo da italiani, perché siamo tifosi ovviamente della Ferrari, che è una scuderia italiana, e se la federazione alle 9 di mattina emette un comunicato dicendo che la mappatura della Red Bull, la mappatura dei motori è irregolare, poi a mezzogiorno dice per noi è irregolare, le tue motivazioni non le accettiamo ma corri lo stesso, beh, non possiamo che avere più di un sospetto su quanto stia accadendo. Però Alonso lì davanti tiene alto l'onore dell'Italia e della Ferrari e ovviamente anche della Spagna, perché non si fa attaccare da Vettel, adesso addirittura allunga leggermente, complice anche un doppiaggio di una Toro Rosso che adesso si toglie, anzi non è una Toro Rosso, è una Marussia. Vettel dunque ha ancora una ventina di metri di ritardo nei confronti di Alonso, che nel ciclismo, come ben sa Dotto, equivalgono a qualche secondo, in Formula 1 sono appena centesimi, al massimo decimi di secondo. A te la linea, Vettel non riesce ad attaccare Alonso, ovviamente questa è una buona notizia e siamo ormai a metà gara di un Gran Premio apertissimo con Button che si avvicina, adesso è a 4 secondi dalla coppia di testa. Andiamo a fare un altro aggiornamento con Giulio. Giulio, eccoci qui.
nulla di nuovo, Alonso sempre davanti a Vettel, Vettel gli si avvicina quando si arriva appunto in prossimità di una curva lenta, ma poi Alonso allunga e non si fa attaccare ancora dalla Red Bull di Sebastian Vettel. Tutto questo quando siamo ormai a metà gara e Jenson Button continua ad avvicinarsi e a 4 secondi dalla coppia di testa. Te la linea. Allora torniamo però ad Hockenheim perché c'è il Gran Premio della Germania Formula 1. Giulio Delfino, 35esimo dei 67 giri in programma, Alonso davanti a Vettel, in mezzo a loro pensate un po' Lewis Hamilton da doppiato che viene letteralmente mandato a quel paese da Sebastian Vettel. Per due volte Vettel toglie la mano dal volante per mandare a quel paese Lewis Hamilton che da doppiato fa passare Alonso ma non fa passare Vettel, e qui potrebbero esserci anche delle sanzioni per Lewis Hamilton che sta andando come un razzo perché adesso ha fatto registrare il giro più veloce, però se sei doppiato hai le bandiere blu, ti devi togliere perché stanno arrivando i primi due. Capisco che Hamilton non possa accettare l'idea di essere doppiato a metà gara dai suoi principali rivali Alonso e Vettel, però è così, il regolamento è questo. Alla fine lo ha fatto passare, però insomma l'ha fatto penare, no non l'ha fatto passare affatto, è ancora lì in mezzo a loro, Alonso in testa, Vettel secondo, in mezzo a loro il doppiato Hamilton, continuano a sventolare le bandiere blu a Lewis Hamilton che invece non si toglie perché in effetti non ha tutti i torti su una bandiera blu ha sbagliato sulla prima perché Vettel lo ha affiancato e poi sul tornantino lento per un momento l'ha affiancato, l'ha passato, poi però Hamilton se n'è andato, ma Hamilton in questo momento è più veloce di Vettel, forse anche più veloce di Alonso, e quindi giustamente lui dice se mi attacca seriamente io mi tolgo. Sentiamo Vettel via radio. Gli hanno detto che deve, we are aware Sebastian, we are aware. Ma credo che ci siano problemi con il KERS di Vettel, credo ci siano problemi con il KERS di Vettel, forse un problema con il KERS per Sebastian Vettel, da qui si spiega il fatto che il pilota non riesca più a prendere la scia del doppiato Hamilton che è davanti a lui e soprattutto sta vedendo andare via Fernando Alonso ed ha addirittura alle proprie spalle adesso Jenson Button. Dunque Vettel in difficoltà, problemi con il KERS, Alonso va via e Button si sta avvicinando, almeno questo è quello che siamo riusciti a capire via radio. Momento difficile per Vettel, ovviamente tutto questo a vantaggio di Fernando Alonso. Diamo un'occhiata ai tempi però nei primi intermedi, vediamo che i tempi sono gli stessi, 17.7 per Alonso, 17.7 per Vettel, 17.7 per Button, corrono praticamente con gli stessi identici tempi e dunque per ora la situazione è sotto controllo. Il vantaggio di Alonso nei confronti di Vettel e Button è di 2 secondi e mezzo. Tra linea. Allora andiamo però a seguire di nuovo il Gran Premio della Germania perché fra un po' ci stiamo avvicinando proprio alle 15 con il GR1, quindi in qualche modo direi di arrivarci con la cronaca di Giulio Delfino. Siamo tra l'altro oltre la metà del Gran Premio, Giulio. Esatto, 40esimo dei 67 giri, dunque ne mancano 27 alla conclusione, i piloti dovrebbero, usiamo il condizionale, fermarsi ancora una volta per effettuare il loro ultimo pit stop, tutti, forse tutti, tranne Lewis Hamilton che è sempre in mezzo ad Alonso e Vettel, è in mezzo però da doppiato, doppiato da Alonso, non da Vettel, e riesce ancora a restare lì in mezzo. Alonso via radio. Siamo in una zona in cui Button è 4 secondi dietro di noi, potrebbe fare un undercut, quindi adesso 2-3 giri fino allo stop, tutto quello che c'è. Ecco, più chiari di così e si muore. 2-3 giri ancora così, dopodiché ci fermeremo per la nostra sosta. Dunque Alonso è chiamato a spingere ulteriormente per cercare di creare una forbice più larga tra sé e Vettel, che in questo momento è di 2 secondi punto 1. Dopodiché se riuscirà a superare indenne anche questo ultimo ostacolo, quello del secondo pit stop, e resterà avanti dopo la sosta di Vettel, Alonso potrà davvero mettere in cassaforte un successo importantissimo, perché lo abbiamo visto in questo Gran Premio, superare Alonso è quasi impossibile anche se sei più veloce. Quindi è questa per ora la situazione del Gran Premio di Germania, Alonso davanti a Vettel, 2 secondi il vantaggio, Button è a 4 secondi da Alonso e a 2 secondi da Vettel, dietro c'è il vuoto con Kobayashi davanti a Perez, Raikkonen, Webber, Schumacher 8º e poi via via tutti gli altri, Massa è 14º, Hamilton lo abbiamo detto è 17º proprio tra Alonso e Vettel da doppiato. Te la
linea. Ecco Giulio, naturalmente quando ci fai ascoltare l'ingegnere di Alonso Stella, sì. Naturalmente in teoria dovrebbe parlare in inglese, in teoria. In teoria però parla in italiano per... Bellissimo. Sì, per due motivi. Il primo perché Alonso capisce benissimo l'italiano, il secondo perché l'italiano non lo capiscono gli altri. quindi credo che abbia un doppio effetto. Esatto. Infatti gli altri hanno dovuto prendere la McLaren, l'ha detto stampa che Silvia Hoffer, tra l'altro è la figlia di un nostro storico collega Ettore Frangipane, certo. E quindi lei parla benissimo l'italiano essendo italiana, e quindi traduce simultaneamente a quelli della McLaren il dialogo via radio. Quelli della Red Bull, insomma, ci sono parecchi italiani all'interno del team della Red Bull, non proprio come lavoratori ma dietro le quinte, magari qualcuno di questi traduce. Allora, direi di continuare però, Giulio, per un semplice motivo, perché fra un minuto... L'ora esatta in cui ti devo dare la linea. Fra un minuto e 10 secondi dobbiamo dare la linea. 59:30 ti restituisco la linea, perfetto. Il tempo di seguire il pit stop di Perez che rientra nei box, ma anche di Webber che in questo momento entra nei box, Webber che è in ottava posizione, lo ricordiamo che in classifica mondiale Alonso ha 13 punti di vantaggio su Webber e 29 su Vettel, se dovesse vincere anche oggi Fernando Alonso aumenterebbe in modo clamoroso il vantaggio dei suoi rivali, perché Vettel che ha meno 29 scivolerebbe a meno 36, addirittura Webber da meno 13 guadagnando circa 4 punti scivolerebbe anche lui oltre i 30 punti, per non parlare di Hamilton che oggi porterà a casa 0 punti. Quindi insomma Alonso potrebbe al giro di boa presentarsi in Ungheria con quasi 40 punti di vantaggio su tutti i suoi rivali. Ecco perché è straimportante la vittoria di oggi. Attenzione, pit stop simultaneo tra Alonso e Vettel, si fermano entrambi nello stesso giro, Alonso riparte davanti a Vettel, dunque possiamo restituirvi la linea dicendo che dopo l'ultimo pit stop a 24 giri dalla conclusione Alonso è ancora davanti a Vettel, adesso dovrà semplicemente stringere i denti e cercare di evitare l'attacco di Vettel nella parte conclusiva del Gran Premio. A te la linea. E allora, meglio di così non potevamo essere naturalmente nel dare in diretta questo bellissimo Gran Premio. 15:06, allora andiamo di nuovo e subito da Giulio Delfino, stiamo seguendo naturalmente il Gran Premio della Germania di Formula 1 ad Hockenheim con Giulio Delfino. Sì, adesso il principale rivale di Fernando Alonso per questo finale di gara, mancano 20 giri esatti alla conclusione del Gran Premio, non è più Sebastian Vettel ma è Jenson Button, lo avevamo detto, il pilota inglese stava volando con la sua McLaren. Subito dopo il pit stop simultaneo della Ferrari di Alonso e della Red Bull di Vettel che si sono fermati nello stesso momento, Button è riuscito a, nel momento in cui sono rientrati in pista Alonso e Vettel, è riuscito a mettersi in mezzo ai due e dunque a precedere Sebastian Vettel che ha provato in un paio di curve a riattaccarlo ma poi non c'è riuscito. Adesso Button lo ha leggermente staccato e si sta avvicinando minacciosamente a Fernando Alonso. Dunque Alonso in testa con la Ferrari, Button su McLaren in seconda posizione, staccato ormai di soli 0,7 secondi, si sta avvicinando sul serio adesso la McLaren e probabilmente riuscirà a fare Jenson Button quello che non è riuscito a fare prima Sebastian Vettel, ovvero avvicinarsi minacciosamente ad Alonso e cercare l'attacco con l'aiuto del DRS, che è il dispositivo che consente al pilota che è in scia di azionare l'ala mobile posteriore e di avere più velocità sul rettilineo e provare così l'attacco nei confronti della Ferrari di Fernando Alonso. Ricordiamo che però Button non è un rivale nella classifica mondiale di Alonso, certo porterebbe via punti importanti perché al primo vanno 25 punti, al secondo ne vanno 18, quindi Alonso perderebbe 7 punti, ma comunque avrebbe comunque la possibilità di chiudere il Gran Premio davanti a Sebastian Vettel e soprattutto davanti a Webber che naviga adesso addirittura in decima posizione, quindi porterebbe a casa soltanto un punto se dovesse finire così il Gran Premio contro gli eventuali 18 di Alonso, anche nel caso in cui Alonso dovesse essere passato da Jenson Button. E ci sembra ormai imminente il tentativo di sorpasso, è vicinissimo Button, avevamo visto però anche prima che Alonso con le dure soffriva nei primi giri ma poi riusciva a mandarle in temperatura e a respingere gli attacchi di Vettel, chissà che non accada lo stesso anche con la McLaren di Jenson Button, anche se ci sembra più agguerrito Button rispetto a Vettel, certo non è il pilota qui che fa la differenza ma l'hanno posto. Alonso e Radio. Le gomme dello stint precedente erano a posto, ci abbiamo fatto 23 giri, ne mancano adesso 20. In realtà 19 perché siamo al 48esimo di 67, però quello che praticamente ha detto Andrea Stella ad Alonso, e lo avete sentito, le gomme prima sono andate benissimo, queste
più o meno pure, e mancano meno giri alla conclusione, cioè ci abbiamo fatto 23 giri, adesso ne mancano 19, quindi ci siamo fermati ai 23 giri dalla conclusione. Gli hanno detto: non te ne prendere con noi eventualmente, perché le strategie sono giuste, se stanno andando peggio non è colpa nostra. Secondo me questo è il messaggio in codice che stanno dicendo via radio a Fernando Alonso, che comunque riesce a tenersi dietro e Button a distanza di sicurezza, e Button non riesce ancora ad attaccare Alonso, e tutto questo Vettel è lì dietro a un paio di secondi dalla coppia di testa. 15 e 13 minuti, andiamo di nuovo a seguire questo appassionante Gran Premio di Formula 1, decimo della stagione del mondiale, con Giulio Delfino. Con il fiato sospeso, perché la sfida, il duello è sempre quello tra Alonso e Button in questa parte finale del Gran Premio. Vettel leggermente più dietro non riesce ad avvicinarsi, stessa identica strategia per i primi tre che sono partiti con le soft e poi hanno cambiato due volte con le medie. Adesso, quando mancano soltanto 14 giri e mezzo alla conclusione, Alonso continua a restare lì davanti con Button negli specchietti. Ha avuto per quasi tutta la prima parte di gara negli specchietti la Red Bull di Vettel, adesso la McLaren di Jenson Button, e sta dimostrando come sempre Fernando Alonso di avere una immensa capacità di restare concentrato all'interno della sua monoposto e a fare praticamente 60-70 giri da qualifica senza mai consentire all'avversario di avvicinarsi a tal punto di potergli portare un attacco determinante, soprattutto determinato, cosa che ovviamente lì dentro non riescono a fare né Button né Vettel, perché Alonso non gli concede neanche mezzo metro di vantaggio. Spinge come un dannato, continua a spingere Fernando Alonso, tiene duro fino alla fine e non si fa attaccare né da Vettel, come è accaduto per circa 40 giri, né da Button, come sta accadendo da una decina di giri, ovvero da quando i piloti hanno effettuato la loro seconda ed ultima sosta. Dunque, primo Alonso su Ferrari, secondo Button su McLaren, terzo Vettel su Red Bull, tutti nel giro di 2 secondi.8, un gran premio bellissimo, appassionante, tra questi tre piloti delle tre scuderie più forti del campionato. Dietro il vuoto, Raikkonen con la Lotus è staccato di 17 secondi, Schumacher quinto con la Mercedes a 26 secondi, dietro Schumacher c'è Kobayashi su Sauber in sesta posizione, davanti al compagno di squadra Perez. Dunque ottima la prestazione delle due Sauber motorizzate Ferrari, Kobayashi e Perez sono in sesta e settima posizione, ottavo Webber davanti alle due Force India di Hülkenberg e di Resta. Tutto questo, ripetiamo, a 13 giri dalla conclusione del Gran Premio di Germania, Alonso ancora in testa davanti a Button, a terra linea. Giulio, naturalmente una dimostrazione veramente della grandissima, come hai più volte rilevato, capacità di Alonso, ma anche la Ferrari, che non ricordiamo, a partire con il primo Gran Premio quest'anno in Australia, veramente in una situazione disperata, e poi in realtà adesso si sta dimostrando di mettere dietro sia la McLaren che la Red Bull. Sì, sì, una Ferrari che ha progredito in modo incredibile nel corso di questa stagione dal punto di vista tecnico. L'anno scorso il distacco a inizio stagione era sul secondo e mezzo, quest'anno il distacco a inizio stagione, come ricordavi bene, in Australia, ma poi anche nelle gare a seguire, perché non dimentichiamoci che Malesi Alonso ha vinto ma soltanto perché c'erano state delle situazioni straordinarie legate ad eventi atmosferici, pioggia e via dicendo, strategie indovinate da parte della Ferrari e sbagliate da parte degli altri, e Alonso aveva portato a casa una vittoria che oggi come oggi poi si è rivelata importantissima proprio per questo enorme distacco che c'è in classifica. Alonso e via radio, scusate un attimo. Aveva avuto l'ala, quindi aveva perso 2 decimi primo settore. Ok. L'ultimo giri, olio, tutto al per e tutto al power, quindi dimmi cosa devo fare. Ok. Ecco, avete sentito la capacità di Alonso via radio, a 290 all'ora era in piena curva, nella curva più veloce, di premere il pulsante di parlare con Stella. Avete sentito la voce rilassata all'interno della monoposto quando hai una forza G all'interno che è pari a 3-4 punti di forza G, ovvero 4 volte il peso del tuo corpo che praticamente ti si scarica sul collo. Lui tranquillo ha premuto il pulsante con la voce rilassata che avete sentito e gli ha detto: voglio tutta la potenza possibile adesso, sia il Kers. È una testimonianza incredibile questa che ci fornisci, Giulio.
Giulio, guarda, veramente sentire Alonso sotto con quella voce, giustamente come dici tu, è incredibile. Sì, dentro una montagna, dentro le montagne russe praticamente, è come se noi andassimo sulle montagne russe a Gardaland e con molta tranquillità parlassimo al telefono per prendere appuntamento dal dentista. Insomma, più o meno è questo quello che fa Alonso all'interno della sua monoposto. Lo fanno anche gli altri, per carità, non è che stiamo parlando di un unico marziano, però la condizione fisica e mentale di Alonso l'abbiamo proprio ascoltata adesso via radio, la tranquillità con cui parla. Tra poco, magari se ci sarà qualche altro pilota che parlerà via radio, ve lo proporremo, perché siamo strasicuri che la sua voce non sarà la stessa di Fernando Alonso. Sì, ma il bello è sentirlo in italiano, poi insomma è veramente emozionante, guarda, sì, è un qualcosa di questo, unico. Questo grazie alla federazione che da 2 anni ci consente di ascoltare integralmente i dialoghi via radio tra pilota e box. Noi ovviamente dal punto di vista tecnico siamo riusciti, collegando vari cavetti, a proporvi via radio, che deve essere ancora più bello che in televisione, ce lo dicono tutti i nostri ascoltatori che ci mandano mail, confermo, perché è davvero bello ascoltare il dialogo via radio tra pilota e box, tra l'altro poi in italiano è ancora più semplice. Certo. Quindi insomma Alonso praticamente cosa ha detto? Ha detto, Stella all'inizio gli ha detto, guarda, ti ha recuperato 2 decimi Button, ma solo perché era sotto il secondo di svantaggio e quindi aveva potuto azionare l'ala mobile posteriore, il famoso Kers. Quindi stai tranquillo, gli hanno detto. Lui ha detto, ok, però sto tranquillo, ma in questi ultimi giri mi dovete dare al massimo tutto il Kers e tutta l'ala mobile. Questo perché? Perché comunque vengono limitati gli usi sia del Kers che dell'ala mobile dal computer via box, perché poi magari scaricano troppa energia e possono procurare dei problemi. Alonso ha detto sostanzialmente, non mi frega niente di qualsiasi cosa in questo momento, voglio il top, perché Button si sta avvicinando minacciosamente, adesso è a soli 6 decimi di distacco dalla Ferrari di Fernando Alonso, con l'ala mobile girata orizzontalmente, quindi si può avvicinare, adesso è davvero vicino Jenson Button, e qui Alonso dovrà tirar fuori tutta la propria esperienza e il proprio mestiere per difendere in questi ultimi 10 giri del Gran Premio di Germania il primo posto da Jenson Button. Ricordiamo che 2 settimane fa, corna facendo, Alonso è stato superato a 4 giri dalla conclusione da Mark Webber, e quindi ovviamente adesso non vuole il pilota spagnolo lo stesso finale. A te la linea. Noi ci ritorniamo subito da Giulio Delfino, linea a te Giulio. Eh sì, Alonso sempre in testa, ma Button ormai è incollato all'alettone posteriore della Ferrari del pilota spagnolo, che come aveva fatto con Vettel gioca all'elastico, perché si fa avvicinare in entrata di curva, ma poi si allontana e allunga in uscita di curva, a dimostrazione, come ricordavi anche tu da studio, che la Ferrari ha fatto dei progressi enormi sotto tutti i punti di vista, perché una volta non era possibile riuscire a resistere per più di 2 o 3 giri a questi attacchi dei rivali, e qui li abbiamo tutti in questo Gran Premio, perché per 40 giri è stata la Red Bull di Vettel ad attaccare Alonso, da 15 giri è la McLaren di Jenson Button, e se Alonso resta lì davanti ai due rivali, questo vuol dire che la Ferrari è davvero tornata super competitiva in tutte le situazioni, in tutte le condizioni, sia sull'asciutto, sia sul bagnato, sia con le soft, sia con le dure. È una Ferrari davvero da mondiale. Adesso però abbiamo girato la clessidra, perché mancano 7 giri alla conclusione di questo Gran Premio di Germania, che Alonso continua a condurre con 9 decimi di vantaggio nei confronti della McLaren di Jenson Button e 2,5 secondi sulla Red Bull di Sebastian Vettel. Quarto Raikkonen, quinto Kobayashi e Perez con le 2 Sauber, settimo Schumacher con la Mercedes, poi la Red Bull di Webber e poi le 2 Force India di Hülkenberg e di Resta che proprio poco fa è stato superato da Rosberg, che dunque va nella zona punti, decimo in classifica. E via via tutti gli altri, Massa 13°. Yellow G2, Jenson, we can win this race. Gliel'hanno detto a Jenson Button, possiamo vincere la gara Jenson, e gli hanno detto qualcosa di da modificare sul 2, credo che sia qualcosa che riguardi qualche mappatura o qualche programmino lì sul volante per andare più veloce nei giri conclusivi, perché ricordiamo che c'è anche da gestire il consumo del carburante, voi non ci crederete, ma vengono considerate anche gocce di benzina per il finale di gara e per tutta la gestione del Gran Premio.
considerando ovviamente un gran premio pulito, ovvero senza safety car, i piloti possono arrivare al traguardo anche con soltanto un paio di litri di benzina sui 140 di partenza, perché poi è importante anche il peso che hai a bordo, e quindi viene gestita durante la gara, viene gestito anche il consumo di benzina, magari limitando seppur di pochissimo, di un 2-3% la potenza. Questo è perché Alonso prima ha detto voglio tutta la potenza possibile immaginabile, cioè non vuole più vincoli sulla sua monoposto, e per ora sta resistendo perché il vantaggio aumenta un secondo e due. A Button via radio gli hanno detto possiamo vincere la gara, ma Alonso ha risposto alla grande perché adesso ha aumentato il suo vantaggio a un secondo e due nei confronti di Jenson Button. 1.19.8 per Alonso, 1.20 per Button, 1.20 secchi sia sui decimi che sui centesimi. Ha guadagnato due decimi in questo giro, il suo vantaggio adesso è di un secondo e tre. A te la linea. Sì, tra l'altro con un mondiale, no, Giulio, che tra 7 giorni vedrà il Gran Premio dell'Ungheria, quindi una possibilità, credo, per Alonso, insomma tutti gli scongiuri li facciamo, di iniziare una fuga, secondo me. Eh sì, la fuga è già in corso, perché già nel Gran Premio di Silverstone sono arrivati risultati importantissimi, perché è vero che Webber ha vinto la gara, Alonso è arrivato secondo e Vettel terzo, ma nel Gran Premio precedente Alonso aveva vinto a Valencia e c'era stato il KO dei suoi principali rivali, perché sia Vettel che Hamilton avevano portato a casa 0 punti con i ritiri proprio nella parte finale. Ricorderete quel Gran Premio molto emozionante con la clamorosa rimonta di Alonso da 11° a primo. Vettel ed Hamilton partivano invece dalla prima fila e non portarono a casa punti. Lì c'è stata la prima botta importante al campionato, e poi Alonso è riuscito anche a guadagnare altri punticini sia su Hamilton che su Vettel nell'ultimo Gran Premio in Gran Bretagna, in Inghilterra, vinto da Webber. Adesso questo, se dovesse finire così, sarebbe un altro colpo importante, perché Alonso andrebbe a guadagnare altri 10 punti nei confronti di Vettel. In questo momento la classifica vedrebbe Alonso in testa con 34 punti di vantaggio su Webber e addirittura quasi 40 punti di vantaggio su Vettel, quindi sono numeri molto importanti al giro di Boa e alla vigilia del Gran Premio di Budapest, che fermerà poi il campionato perché ci sarà tutto il mese di agosto di riposo, e quindi sarebbe davvero un colpo importantissimo. 5 giri alla fine, Zauli. Sì, con tra l'altro Hamilton, che insomma era comunque sempre dato da Alonso il suo avversario insieme a Vettel, per Hamilton, carità. Che tra l'altro, scusa, mi ero dimenticato di dirlo, vabbè, era 18°, non era molto importante, però si è ritirato. Certo, quindi è ufficialmente fuori dalla zona punti anche in questo Gran Premio. Stava a meno 29 prima, adesso proprio. Sì, ma guarda, ti dico che negli ultimi 3 Gran Premi che Alonso ha collezionato un primo posto, un secondo posto e oggi o primo, male che vada, secondo, in questi Gran Premi in cui Alonso è sempre andato a podio, Hamilton ha portato a casa in 3 gare la miseria di 4 punti contro i 68 di Fernando Alonso, quindi insomma un parziale. Per quanto durissimo. Poi ne rimangano tanti di Gran Premi, insomma, comincia. No, ma ormai Hamilton è fuori gioco. Oltre 60 punti, insomma, dovrebbe prendere una piega clamorosa al mondiale, dovrebbe precipitare la Ferrari e Hamilton dovrebbe vincere quasi tutto. Ce lo auguriamo. Torniamo, anche se naturalmente mancano 4-3 giri e mezzo, credo, dalla fine della bandiera a scacchi, Giulio. Eccoci qui di nuovo collegati, dunque 3 giri e mezzo alla conclusione del Gran Premio di Germania. Teniamo la linea, perché direi che non ha senso veramente né interromperti. D'accordo. Magari ti possiamo fare delle domande, ma insomma stiamo d'accordo, aperti. Non c'è problema, possiamo andare avanti fino alla conclusione, perché di giri ne mancano 3 alla conclusione e 1:20, il conto è facile, 80 secondi a giro, 3 giri e sono 240 secondi, insomma manca davvero poco alla conclusione di questo Gran Premio di Germania, nel segno della Ferrari e di Fernando Alonso. Sarebbe un colpo, come dicevamo, importantissimo, ulteriormente importante nell'economia del discorso mondiale, anche se ripetiamo, in questo momento dietro Alonso c'è Jenson Button, che non è un rivale nella corsa al titolo. Button ha avuto una stagione disastrosa in questo 2012 ed è lontanissimo in classifica, appena 50 punti contro i 130 di Alonso, tolti quelli di questo Gran Premio, quindi insomma 80 punti di differenza in classifica sono decisamente tanti, e quindi Button non è un rivale di Alonso, quindi anche se dovesse vincere questa gara Button non sarebbe un dramma per
la Ferrari di Alonso, però sarebbe sicuramente una, un colpo così mal digeribile, visto che Alonso è reduce dalla beffa di Silverstone, dove infatti, nulla avrebbe potuto... certo un'altra volta una beffa, dai, insomma, sì, insomma, perdere il Gran Premio di Silverstone a 4 giri dalla fine, quello di Germania a 3 o a 2 giri dalla fine, però credo che non andrà così, Paolo, con tutti gli scontri del caso, perché certo. Adesso Button non solo ha mollato, da quando gli hanno detto via radio puoi vincere la gara, gli hanno portato decisamente iella. Dovevano dirglielo prima. Sì, Button adesso invece ha dietro di sé Vettel, che si sta avvicinando e gli sta insomma, lo sta insidiando, certo, per il secondo posto, quindi vede allontanarsi la Ferrari di Alonso, Jenson Button, e deve cominciare a dare un'occhiata agli specchietti, perché sta tornando su di lui Sebastian Vettel. Comunque andrà a finire questo Gran Premio, Ferrari, McLaren e Red Bull nel giro di 3 secondi, vuol dire che sì, questo è un mondiale equilibratissimo che viene gestito dalla forza fisica e mentale dei piloti, perché siamo con 3 monoposto che praticamente hanno le stesse identiche prestazioni, perché se l'ordine d'arrivo sarà questo e il distacco finale in 1 ora e 32 minuti di gara sarà ridotto ad appena la miseria di 3 secondi l'uno dall'altro, mettiamoci anche il downforce che si ha in uscita di curva e sui rettilinei, dietro le turbulenze che si hanno dietro, perché poi in realtà vedendo i tempi sul giro praticamente è come se arrivassero tutti e 3 al fotofinish in una gara di ciclismo, come se fosse una volata, e allora qui vuol dire che è il pilota a fare la differenza, e Alonso sicuramente partendo dalla pole ha messo una bella ipoteca su questa vittoria. Ecco perché è importante partire dalla pole position, perché poi si può difendere il primo posto e non bisogna assolutamente cercare rimonte impossibili, qualche volta riescono, come è riuscita a Valencia, ma certo partire davanti è importante, e uno dei difetti della Ferrari principali era proprio quello di non riuscire a potenziare al massimo la prestazione della monoposto al sabato. Adesso la Ferrari ci è riuscita con una rimonta tecnica incredibile, giù il cappello ai tecnici di Maranello per quello che sono riusciti a fare, e giù il cappello ovviamente all'interprete numero uno di questa nuova supremazia Ferrari nel campionato del mondo 2012 di Formula 1. Un Alonso che, lo ricordiamo, ha vinto 2 titoli nel 2005 e nel 2006 quando era in Renault, ne ha persi 2 al fotofinish, uno nel 2007 nella lotta fratricida con la McLaren, all'interno della McLaren, quando era compagno di squadra di Lewis Hamilton, alla fine tra i 2 litiganti di una scuderia che doveva semplicemente vincere il mondiale, uscì fuori Kimi Raikkonen, che vinse il titolo al suo primo anno in Ferrari. Alonso poi ha perso un altro titolo al fotofinish, quello della maledetta stagione 2010 con, attenzione a Vettel che cerca l'attacco su Jenson Button, finisce leggermente fuori traiettoria ma riesce a passarlo. Vettel è secondo, sorpasso nei confronti di Jenson Button. Vettel torna a conquistare la seconda posizione, Button prova a riattaccarlo nuovamente all'esterno, poi all'interno, lotta tra Vettel e Jenson Button in questo finale di gara, il tutto ovviamente a leggero vantaggio di Fernando Alonso, che potrà così nuovamente allungare, tra l'altro adesso a 3 secondi di vantaggio. Lo avevamo sentito prima via radio, gli avevano detto, Alonso aveva chiesto ad Andrea Stella, datemi tutta la potenza che ho a disposizione, e evidentemente gliel'hanno data, perché adesso il vantaggio della Ferrari di 3,5 secondi nei confronti di Vettel e Button. Vettel dunque va a riprendersi la seconda posizione in classifica, ma Alonso lì davanti vola, giro veloce per Fernando Alonso, 1:19.0, e dunque ultimo giro per il pilota spagnolo della Ferrari, che sta per andare. Sentiamo Button via radio. Ecco, avete sentito la voce di Jenson Button rispetto a quella di Alonso prima? Decisamente diversa, direi, è stressatissimo. Non solo perché era in italiano. Stressatissimo all'interno della sua monoposto Jenson Button, stressato da questo duello con Sebastian Vettel, ha perso la seconda posizione, se non sbaglio, se non ho sentito male, era molto disturbata la linea via radio tra il box McLaren e Jenson Button, se non sbaglio dovrebbe avere qualche problemino o al KERS o al DRS Jenson Button, che è stato così superato da Sebastian Vettel, che ora ha riconquistato la seconda posizione. Però ricordiamo che la vigilia di questo Gran Premio Vettel era meno 29 in classifica, comunque questo sorpasso è un sorpasso da 3 punti, perché tra il secondo e il terzo ci sono 3 punti di differenza, 18 a 15, comunque si prende un meno 7 rispetto a Fernando Alonso, e quindi va a scivolare a meno 36. Ultima curva per Alonso che va a prendersi il Gran Premio di Germania, 2 vittorie e un secondo posto nelle ultime 3 gare.
fare. Alonso si aggiudica il Gran Premio di Germania davanti a Sebastian Vettel, che lo affianca e lo applaude. Applauso molto sportivo di Sebastian Vettel, che applaude Alonso per questa bellissima vittoria in casa sua in Germania. Alonso va a prendersi la vittoria del Gran Premio di Hockenheim davanti a Vettel e davanti a Jenson Button, che chiude al terzo posto. Straordinaria vittoria per Fernando Alonso, che aumenta il suo vantaggio in classifica portandolo a quasi 40 punti nei confronti dei due piloti della Red Bull. È tutto da Hockenheim, vi restituiamo la linea dopo per lo speciale. Benissimo, io ricordo lo speciale dovrebbe andare in onda intorno alle 18:30, e allora con questo trionfo e questa fuga, ormai è piena fuga veramente verso il titolo mondiale, l'entusiasmo del nostro Giovinfino e quello nostro è stato naturalmente confortato dal risultato di Alonso. Mancano sì ancora 10 e sono tantissimi gran premi, ma quello che ha dimostrato oggi la Ferrari e Alonso non solo fanno sperare, credo che sia veramente difficile un finale diverso da quello che ci auguriamo. Ha chiamato il nostro inviato a Hockenheim, oggi naturalmente c'è il Gran Premio della Germania di Formula 1, Giulio Elfino, che ha importanti novità, quindi Giulio. Sì, allora le novità riguardano il famoso sorpasso a fine gara di Vettel nei confronti di Button, era sotto investigazione, ebbene la federazione ha deciso di punire Vettel con 20 secondi di penalità, sorpasso irregolare nei confronti di Jenson Button sfruttando una via di fuga esterna in asfalto. Vettel perde così 3 posizioni, scivola dal secondo al quinto posto nell'ordine d'arrivo, perde 8 punti nella classifica mondiale, scivola a meno 44 da Fernando Alonso, dunque un'altra buona notizia per la Ferrari. Ripetiamo, Alonso ha vinto il Gran Premio della Germania, a questo punto Button sale al secondo posto dell'ordine d'arrivo, Raikkonen al terzo, Kobayashi su Sauber al quarto e Vettel scivola al quinto posto. Queste le novità dal Gran Premio di Germania. Tra linea. Grazie, grazie Giulio, davvero una grande giornata. Speciale Formula 1. Il mondiale dentro e fuori i circuiti. Terza vittoria stagionale per Fernando Alonso, che si aggiudica il Gran Premio di Germania partendo dalla pole position e arrivando per primo sul traguardo di Hockenheim. Alonso ha difeso con le unghie e con i denti il suo primo posto, 2/3 di gara ha avuto negli specchietti Vettel, 1/3 di gara ha avuto negli specchietti Jenson Button, ma è riuscito sempre a resistere ai timidi tentativi d'attacco dei due rivali della Red Bull e della McLaren, che in realtà non sono mai riusciti a portare un serio attacco nei confronti del ferrarista nonostante la distanza ravvicinatissima. All'arrivo hanno chiuso nel giro di 3,5 secondi, primo Alonso, secondo Vettel, terzo Button, poi a fine gara è stato messo sotto investigazione Sebastian Vettel per un sorpasso proprio all'ultimo giro nei confronti di Jenson Button, era andato un po' largo Vettel uscendo di pista e prendendo l'asfalto della via di fuga, ebbene proprio pochi minuti fa è arrivata la sanzione per Vettel, che ha perso 20 secondi per sorpasso irregolare sull'ordine d'arrivo e dunque scivolato dal secondo al quinto posto in classifica, perdendo così altri 8 punti e ne totalizza 10 in totale. Fernando Alonso invece ne porta a casa 25 e dunque ora la classifica mondiale dice che Alonso è leader del campionato di Formula 1 2012 con 34 punti di vantaggio nei confronti di Webber, che oggi è chiuso soltanto all'ottavo posto, e 44 punti di vantaggio su Vettel, dunque retrocesso in quinta posizione. Sono oltre 60 invece i punti di distacco di Lewis Hamilton, che anche oggi non ha chiuso la gara, è stato costretto al ritiro. Dunque un colpaccio quello di Fernando Alonso, che vince il terzo Gran Premio stagionale, il 30° in carriera, una vittoria importantissima che viene commentata così dal protagonista di Hockenheim. Alonso. Bene, bene, è andata perfetta, penso che abbiamo riuscito a vincere ancora una gara che forse non eravamo i più veloci, però ieri la qualifica è stata molto importante perché sorpassare diventava molto difficile oggi, e anche se loro erano un filino più veloci non erano capaci di andare avanti, quindi abbiamo tenuto la posizione, una vittoria importante anche con qualche ritiro di gente importante, Hamilton, Webber ottavo, quindi anche per il campionato bei punti in questo weekend. E tutto è andato bene dalla partenza, il punto perfetto per fare i pit stop, la chiamata dal box sul momento giusto e anche i pit stop che sono andati benissimo.
Preoccupato di più era Vettel, perché anche per il campionato è quello che è in lotta più importante. Button era forte, però anche se passava non era un dramma per il campionato. E poi Hamilton era un doppiato, quindi non volevo rischiare molto, perché era stupido forse andare a perdere il musetto, il muso o qualcosa con un doppiato. Però era bello che Hamilton era in quel momento tra Vettel e io, perché quella distanza extra era molto importante quando si avvicinava al pit stop. Sì, è stato incredibile il recupero della squadra. Se pensiamo a Jerez, ai primi di febbraio abbiamo trovato una macchina che non capivamo molto bene, che tutto non funzionava come aveva stato disegnato, quindi abbiamo dovuto fare tante modifiche e tanto lavoro. Da Maranello, da primo all'ultimo, hanno lavorato giorno e notte per rimediare, per trovare qualcosa velocemente. È incredibile che dopo 10 gare siamo in testa al campionato, abbiamo vinto 3 Gran Premi, quindi complimenti a loro. No, penso che andrà bene, non vedo nessun punto per essere pessimista, però anche con i piedi per terra, sapendo che soprattutto con le condizioni d'asciutto a Silverstone ha vinto la Red Bull, era un po' più veloce di noi, e qui con condizioni di asciutto, come dicevamo, sia la McLaren che la Red Bull, quando avevano la pista libera, erano un filino più veloci di noi, quindi non sarà facile, però arriviamo con molta fiducia. Abbiamo sempre detto che luglio era un mese importante, perché sono 3 gare in 4 weekend, quindi ci sono 75 punti sul tavolo che ci sono da giocare. Abbiamo fatto un secondo e un primo, quindi bisogna finire il lavoro in Ungheria. E la pole è sempre bello, è sempre un momento di gioia per tutti, però ti rimane sempre il pensiero della domenica, perché non bisogna esultare molto il sabato, perché poi domenica tutto può cambiare, quindi dovevamo rimanere calmi, dovevamo rimanere concentrati per non avere nessun problema, nessun guaio tecnico, nessun problema pit stop, nessun errore di driving, di pilota. Quindi penso che la squadra in questo è la migliore, è abituata a vincere tanto la Ferrari, quindi non perde la concentrazione mai, quindi questo è buono. Piloti più forti o meno forti dipende della macchina che hai e del periodo in cui corri, però io solo voglio essere sempre al massimo, al mio 100%, lavorare giorno e notte, e non voglio che nessuno in Ungheria sia fisicamente più pronto di me, mentalmente più pronto di me o motivato più di me. Con quello mi basta e cerco di vincere almeno questa competizione fuori dalla pista. Dalle parole di Fernando Alonso a quelle di Stefano Domenicali, direttore della gestione sportiva della Ferrari. Si comincia a fare sul serio, è un mondiale interessante, con Alonso che ha vinto già 3 gare, un vantaggio pesantissimo, quasi 40 punti sui rivali, e soprattutto una Ferrari che va alla grande in tutte le condizioni. Sì, devo dire, oggi è stata una gara straordinaria. Credo abbiamo visto una gara con 67 giri di qualifica, incredibile, dove Fernando è stato straordinario, ma voglio dire anche la squadra impeccabile dal punto di vista delle scelte strategiche, dal punto di vista dell'analisi e di cercare di capire che cosa stava succedendo in gara, e quindi sotto questo profilo sono molto molto contento. Però è chiaro che mancano tantissime gare, siamo a metà stagione. Fondamentale sarà la gara di domenica prossima in Ungheria, dove ci piacerebbe mantenere questo tipo di trend, però è un campionato complesso, tanti avversari. La settimana scorsa si diceva che la McLaren era fuori dai giochi, abbiamo visto una McLaren super competitiva, una Red Bull neanche a dirlo molto molto forte, e quindi è importante continuare lo sviluppo della macchina senza dimenticare mai di mollare la guardia sull'affidabilità, perché se si perdono punti sono punti pesantissimi. Parlavi giustamente di 67 giri da qualifica, importanti le strategie e le scelte, soprattutto sul fronte gomme, sia per la partenza, perché comunque al limite si poteva anche decidere di partire con le dure, quindi immagino che ci avete lavorato parecchio, e poi anche dopo il primo pit stop, perché qualcuno aveva rimesso le morbide, quindi il dubbio ce l'avevate. Sì, però noi abbiamo cercato di, ovviamente gara dopo gara si impara sempre qualche cosa, anche se le condizioni cambiano, e quindi noi eravamo convinti che in queste specifiche situazioni partire con le soft era la cosa giusta per cercare di massimizzare la partenza, che è un punto in ogni modo molto importante, e poi cercare di mantenere veramente la strategia come avevamo pianificato. E devo dire che sotto questo profilo oggi abbiamo visto le gomme durare i giri che ci aspettavamo, e quindi sotto questo profilo ci ha aiutato
nel poter garantire a Fernando una macchina in ogni momento, devo dire, all'altezza della situazione. Ricordiamo dunque l'ordine d'arrivo del Gran Premio di Germania: primo Fernando Alonso su Ferrari, secondo Jenson Button su McLaren, Vettel viene retrocesso in quinta posizione, dunque scende giù dal podio, ci sale virtualmente Kimi Raikkonen con la Lotus, quarto posto per la Sauber di Kobayashi, quinto per la Red Bull di Sebastian Vettel, davanti all'altra Sauber di Perez e alla Mercedes di Michael Schumacher che ha preceduto Webber. Per il resto da segnalare la gara no di Felipe Massa, partito 14esimo, ha avuto un incidente proprio al via perdendo l'ala anteriore, per lui un calvario con il 16esimo posto finale, calvario anche quello di Lewis Hamilton che ha avuto un momento di gloria prima del ritiro quando però da doppiato si è ritrovato in mezzo ad Alonso e Vettel, facendo anche arrabbiare il pilota tedesco che nonostante le bandiere blu non è riuscito a passare Lewis Hamilton. Finisce così il Gran Premio di Germania con un Alonso stante sul podio sotto le note dell'inno di Mameli, Alonso che rafforza dunque la sua leadership in classifica, più 34 su Webber, più 44 su Vettel. Tra una settimana il Gran Premio di Budapest che chiuderà la prima parte di questo campionato del mondo che già oggi ha avuto il suo giro di boa, dopodiché si andrà in vacanza per un mese e si riprenderà a settembre con i Gran Premi di Belgio e Monza. È tutto da Hockenheim, Alonso e la Ferrari in trionfo e in fuga mondiale, la linea torna allo studio.